È iniziato domenica il ritiro del Lecco, allenamenti qui in questo piccolo centro sportivo a Chambav in Valle d'Aosta. La testa dovrebbe essere tutta al lavoro sul campo per preparare al meglio la prossima stagione, ma inevitabilmente i pensieri vanno altrove. Dopo l'inatteso sgambetto del CONI, che ha di nuovo escluso i blu celesti dalla B, conquistata sul campo per l'ormai nota PEC, giunta qualche ora in ritardo rispetto al termine previsto, accogliendo il ricorso del Perugia. Il Lecco ha già annunciato ricorso al TAR, ma se non interverrà la FIGC con una riammissione per meriti sportivi, c'è il rischio concreto che i blu celesti, dopo una meritatissima e storica promozione in B, possano letteralmente sparire dal calcio per un cavillo burocratico. Il presidente Di Nunno ha tranquillizzato con una chiamata in viva voce tutta la squadra, la società, convinta che alla fine il merito prevarrà sulle carte bollate. Il lavoro sul campo è intenso, mister Foschi non fa sconti a nessuno, chi non si impegna al 100% viene subito richiamato. Ogni giorno doppia seduta, mattino e tardo pomeriggio alle 22:30, tutti a riposare nelle lussuose stanze del Grand Hotel Villa, quello del Casino di Saint Vincent. Oggi sono arrivati due nuovi innesti dall'Empoli, giovani degli Innocenti, promettente centrocampista nel giro della nazionale Under 20, e il difensore Donati. Due prestiti, se Lecco non giocherà la B, torneranno in Toscana. Di più difficile fare in questa fase, in sospeso l'arrivo dei big, un'attesa che tra Tribunale Amministrativo e Consiglio di Stato rischia di prolungarsi fino a fine agosto. Pare ormai molto probabile lo slittamento dell'inizio del campionato previsto per il 19 di agosto, possibile l'allargamento del format a 21 o 22 squadre, sarebbe una buona notizia per il Lecco in un'estate che nessuno mai si sarebbe aspettato, così bella e così difficile allo stesso tempo.